cordiale saluto, gentili ascoltatori dall'Allianz Stadium di Torino, un cordiale saluto da Francesco Repice che grazie alla collaborazione tecnica di Andrea Montone è pronto a raccontarvi il posticipo della 34esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Juventus-Lazio doveva essere la madre di tutte le partite, poi è arrivato il Covid e tanto, molto è cambiato, specie per quello che riguarda la Lazio, la più accreditata nei fatti inseguitrice, antagonista della Juventus per la lotta a scudetto fino a quando non si è fermato tutto per il contagio da coronavirus, ora evidentemente attardata per i tanti infortuni, le tante indisponibilità che Simone Inzaghi ha dovuto pagare proprio a questo reinizio del campionato. E quindi stasera prove tecniche di scudetto per la Juve che se dovesse vincere allungherebbe in maniera decisiva il passo, avendo poi degli scontri relativamente abbordabili a Udine giovedì sera, in casa nella fine settimana contro la Sampdoria e poi semmai a Cagliari a metà dell'altra settimana ancora. Insomma, nulla di particolarmente proibitivo della Juve, questo l'ultimo vero ostacolo in vista del nono scudetto consecutivo della formazione allenata da Maurizio Sarri. Undicesimo minuto nel corso del primo tempo qui a Torino, Allianz Stadium, è ancora 0-0 tra Juventus e Lazio in questo posticipo della 34esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Calcio di punizione in fuori della Juve dalla tre quarti di Bala, ad uscire il pallone allontanato da Milinkovic-Savic, rimesso in mezzo e poi il palo, l'autopalo potremmo dire, di un giocatore della Lazio sul tentativo di traversone ad opera di De Ligt, che ha rimesso in mezzo un pallone dopo il calcio di punizione di Dybala. C'è stato un colpo di testa di un giocatore della Lazio ad allontanare, dovrebbe essere stato Milinkovic-Savic, ha rimesso in mezzo il pallone De Ligt e probabilmente Alexandro, è andato alla conclusione repentina, velocissima, sembrava una veloce di pallavolo per quelli che si intendono di quel meraviglioso sport, e dall'altezza del primo palo ha cercato il paletto più lontano, l'ha cercato fin troppo bene perché lo ha centrato in pieno con Stracoscia che sembrava assolutamente battuto. Azione gol della Juve, ancora Dybala dalla posizione di ala destra, viene chiuso da Cataldi, però Dybala è furbissimo, è abilissimo ad andarsene via con un dribbling funambolico dalla linea di fondo, servire i propri compagni di squadra, poi la sfera che finisce oltre il perimetro di gioco, c'è stata forse ancora una deviazione da parte di un giocatore biancoceleste, anche lui in verticale, Caicedo con il petto bene per Immobile, controllo non eccelso da parte del capocannoniere del nostro campionato, consente alla Juve di ripartire, Rabiot di potenza in mezzo a tre avversari, solo solo in area di rigore, va al tiro e c'è la conclusione con la deviazione in corner di Stracoscia. Si è guardato intorno, Rabiot non ha visto nessuno nell'area di rigore della Lazio, allora che faccio? Tiro. Ha fatto un'azione straripante, è partito in progressione, chiaramente queste sono le sue caratteristiche, poi anche il tiro finale è stato eccellente, non è stato fortunato come nel gol che fece al Milan, però devo dire che qui ha fatto, probabilmente ha mirato anche l'incrocio dei pali, ma era abbastanza in posizione piazzato Stracoscia. Comunque eccellente azione da parte di questo giocatore, chiaramente dimostra di aver trovato un'ottima condizione. Il colpo di testa di Cristiano Ronaldo, il pallone sul fondo, sono entrati in area di rigore dal suo lauto di competenza, ancora la Juventus che prova a manovrare, sbaglia Betancourt, recupera palla, Immobile destro palo clamoroso di Ciro Immobile, Lazio vicinissima al gol del vantaggio, attenzione Lazzari da destra, non è finita, il cross in mezzo De Ligt prima di Caicedo, poi Dybala che la mette giù con il petto per Rabiot, fucilata di Ciro Immobile dai 18 metri con il pallone che si è stampato sul palo, sdibattuto ancora Lazzari, comunque l'unico in grado a creare dei grattacapi, di creare dei grattacapi alla retroguardia della Juve, che al De Lazio, scusate, che ora però è un po' scoperta, c'era Rabiot in mezzo alle linee, ben scoperto dobbiamo dire dalla verticalizzazione di Bonucci, Rabiot però non si era accorto di essere in posizione favorevole, ora Dybala in area di rigore, avete un avversario, prova a arrivare al vertice dell'area piccola, al sinistro, basso, la sfera sulla linea di porta allontanata all'ultimo momento da Lazzari perché Cristiano Ronaldo addirittura da terra sta per accompagnare con la punta del piede la sola dello scarpino il pallone in fondo al sacco, lentamente ma rotolando verso la linea di porta, il pallone è stato poi allontanato da Lazzari con Stracoscia che non era più assolutamente in grado di intervenire, subito il pericolo creato dalla Juve che insiste nell'attaccare con Cuadrado, l'esterno destro all'interno dell'area, questa volta a cercare Cristiano Ronaldo, anzi a cercare Dybala per l'1-2, pallone impreciso e quindi docile la presa di Stracoscia all'interno della propria area di rigore, ma diciamo
cogliamo subito l'opportunità dopo l'assolo di Ronaldo, che cercando di sfruttare i rimpalli ha riuscito comunque a mettere il pallone verso stracoscia. Poi cosa è successo con Lovato? È successo che ancora una volta abbiamo assistito a una prodezza di Dybala, che praticamente in mezzo a due o tre giocatori in slalom riesce a calciare in porta, stracoscia, respinge, e Cristiano Ronaldo non riesce ad impattare per il così, per il gol finale. Devo intanto dire che... attenzione, Rabiot lanciato da Dybala in area di rigore, Rabiot prova il cross e viene fermato, poi ancora Rabiot, dribbling aereo, tentativo di traversone, Dybala cicca e arriva Ronaldo, ancora un tiro e questa volta interviene immolandosi ma con un braccio. Evidentemente il giocatore della Lazio, Bastos, al limite della sua area di rigore, al di fuori, però badate bene gentili ascoltatori dell'area di rigore, motivo per cui ci sarà calcio di punizione in favore della Juve. Due tentativi, quello di Dybala che ha ciccato dall'interno dell'area di rigore avversaria dai 15-14 metri, e quello di Cristiano Ronaldo che invece è fuori dall'area di rigore della Lazio, è riuscito a trovare il pallone con un violento collo interno destro, pallone che è stato respinto con il gomito in tuffo dal giocatore della Lazio, Bastos, a quanto pare fuori dall'area di rigore, anche se bisognerebbe vedere bene, immagino che ci sia un check di controllo, perché sì, era in uscita Bastos il pallone, lui era in uscita, il pallone arrivava verso l'area, si tratta di capire a che metà strada c'è stato il contatto. E infatti l'arbitro adesso, il signor Stato della sezione di Schio, sta evidentemente ascoltando, vediamo, noi potrebbe essere all'interno dell'area di rigore. E adesso vediamo però cosa decide, vediamo che decisione prende lo Stato, perché è una decisione molto complicata. Noi abbiamo cercato di spiegarvi, gentili ascoltatori, la dinamica dell'azione, però ha deciso in fretta lo Stato, e calcio di rigore, sì, e calcio di rigore in favore della Juventus, calcio di rigore in favore della Juventus. Simone Inzaghi non può far altro che accettare di buon grado la decisione del direttore di gara, così stanno facendo i giocatori in campo. Il solo Bastos sta cercando di dire: ma io l'ho presa col fianco. In realtà, insomma, il tocco è stato abbastanza netto con il gomito destro. Si è immolato col corpo, certo. Lo sguardo di Gigi Buffon, se lo posso raccontare, anche lui un po' così indeciso, incredulo, come a dire, ma insomma, sono calci di rigore, purtroppo è il nuovo regolamento, sì, non c'è niente da fare, prima lo cambiano e meglio è, diciamocelo. Speriamo. Chiaramente, perché così veramente non... Speriamo, insomma, perché sono assolutamente... Per regolamento è da rigore, assolutamente inconcepibile. Però, inconcepibile. Insomma, vabbè. Calcio di rigore in favore della Juventus, siamo al sesto minuto del corso di ripresa, Cristiano Ronaldo contro stracoscia, il destro, rete! Ha segnato la Juventus. Esattamente al sesto minuto del corso del secondo tempo passa in vantaggio la formazione bianconera grazie a Cristiano Ronaldo, quota 28 gol in campionato e quindi ad una sola lunghezza da Ciro Immobile, quest'oggi voglio dire è veramente protagonista della partita sullo stesso terreno di gioco assieme al fuoriclasse portoghese. Ma ciò che conta è che seppur Stracoscia avesse battezzato l'angolo giusto dove Cristiano Ronaldo ha depositato il pallone, non è riuscito a raggiungere, a frenare la sua corsa verso la porta biancoceleste, è in vantaggio la Juventus per 1-0. Siamo ora al settimo minuto, è una svolta per la partita, forse anche il campionato. Nulla da dire assolutamente. Devo dire che la Juve è entrata, adesso al di là dell'episodio del rigore, devo dire che è entrata forse impattato meglio in questo secondo. Perché questo... aveva già sfiorato il gol prima con Dybala e poi con Ronaldo. Sì. Adesso però la Lazio prova a reagire con Anderson dalla corsia di sinistra, si accentra, poi scarica verso la linea laterale il pallone, Parolo all'indietro, attacca anche con i difensori e quindi acerbi la Lazio, Cataldi all'impostazione, Luis Felipe al cerchio centrale del campo, attenzione che ha perso palla, Dybala e Ronaldo contro nessuno, Dybala in area di rigore, Dybala, Ronaldo porta vuota, il raddoppio della Juventus, Cristiano Ronaldo al nono minuto, ingenuità di Luis Felipe clamorosa che ha dato il via libera ai due attaccanti bianconeri e grande altruismo di Paolo Dybala che ha visto libero Cristiano Ronaldo davanti alla porta ormai sguarnita. 29 gol per Cristiano Ronaldo, appoggio in posizione a quanto pare regolare, applaudono sia Buffon che Pinsoglio, Cristiano Ronaldo che raggiunge anche Ciro Immobile a quota 29 in vetta in cima alla classifica dei cannonieri, qui la combinata grossa, sì, dobbiamo dire Luis Felipe, poi è andato via Dybala, voglio vedere rispetto alla linea del pallone dove si trova Cristiano Ronaldo,
Anche qui secondo me ci sarebbe però un attimo da guardare, ma insomma evidentemente non lo so, magari guarda, andrà al VAR, comunque in l'ingenuità colossale, no, ma era dietro Ronaldo, quindi assolutamente regolare. Sì, sì. 30 gol, scusa per Cristiano Ronaldo, non 29, 30 gol, quindi è in vantaggio, ha superato Ciro Immobile nella classifica. Intanto c'è il tiro dalla bandierina in favore della Juve, Paolo Dybala con accanto Betancur. Crediamo che la Scioia voglia andare direttamente all'esecuzione di questo corner da sinistra interno del piede sinistro, traiettoria d'uscita rispetto alla stracoscia, il cross che parte, il colpo di testa d'impatto di Cristiano Ronaldo, troppo centrale, la parata di stracoscia, si dispera. Vola 34esima giornata del campionato di calcio di Serie A, due gol nel giro di pochi minuti, quelli di Cristiano Ronaldo sul calcio di rigore a porta vuota sull'assistenza di Paolo Dybala, e Lazio che sembra adesso abbastanza sfiduciata, Fulvio Collone. È sconfortata più che altro, ma è incomprensibile perché adesso c'è, ecco, vedi qua, perde ancora la palla, sì. Parolo, la recupera Betancourt, Cristiano Ronaldo, Dybala a sinistra, se ne va Dybala dal fondo, il cross in mezzo, Ronaldo traversa e pallone che poi si perde oltre il fondo e si dispera nuovamente Cristiano Ronaldo, come a dire, ma guardate cosa sono andato a sbagliare, non crede ai suoi occhi e non crede forse meglio alla sua testa, perché è andato ad incornare con la fronte un altro suggerimento a dir poco chirurgico di Dybala in corsa. Un cross pennellato, perfetto. Ecco, qui ha sbagliato Cristiano, è andato troppo sicuro. Intanto continua a dare spettacolo Rabiot in campo, dobbiamo dire, il francese molto molto uno bravo, dei migliori. È uno dei migliori in campo assieme a Paolo Dybala, il lancio è proprio per la Gioia in area di rigore, splendido l'aggancio, incolla il pallone al piede sinistro, poi la conclusione a chiudere verso il primo palo, c'è Stracoscia che riesce in qualche modo ad intercettare il tiro del numero 10, ma l'aggancio sul lancio di 40 metri di Leonardo Bonucci per Dybala in area di rigore, da destra un pallone che sembrava calamitato dal piede sinistro magico di Paolo Dybala, pezzo di bravura assoluto del 10 bianconero. Poi Parolo di prima intenzione, profondità, la tiene lì a terra Ciro Immobile centralmente e va adesso a conquistarsi la possibilità di attaccare Andre Anderson, non commette falli, danni di quadrato, Andre Anderson con il destro, la conclusione è violenta che finisce sopra la traversa. Beh, questo è il biglietto da visita di Andre Anderson, direi niente niente male. Lazio, una Lazio che continua ad attaccare nonostante la situazione non sia certamente delle migliori per la formazione di Simone Inzaghi, che vuole tuttavia lasciare un'ottima impressione in questo torneo e in particolar modo su questo terreno di gioco. È partito Immobile, riesce a prendere sul tempo Bonucci, poi però rigore. Interviene calcio di rigore, ecco, così. Calcio di rigore in favore della Lazio. Queste sono delle ingenuità incredibili da parte della difesa, sono dei cali di concentrazione che un giocatore come Bonucci, che comanda la difesa della Juve, non deve assolutamente permettere. Anche perché e si rimette in discussione con Bonucci, una partita che la Juve aveva completamente nelle mani, stava gestendo, dominando. Vediamo in area di rigore, si addormenta Bonucci, completamente. Alle sue spalle Ciro Immobile che ci crede, invece va a rubargli palla, poi viene atterrato il rigore netto. Assolutamente chiaro, il rigore netto, un po' tipo quello di Spinazzola ieri, forse più clamoroso quello di Spinazzola. Sì, perché Spinazzola che non si va mai verso il portiere. È andato verso in area di rigore con la palla a terra, diciamo che è una cosa abbastanza così. Particolare, ecco, definiamola così. E la Juve fa di tutto per riaprire la partita. La Juve fa di tutto per riaprire ai suoi danni la partita, certo. La Lazio però ci crede e ci ha creduto, dobbiamo dire, molto. Ciro Immobile andando su questo pallone a contrastare peraltro il suo compagno nazionale Leonardo Bonucci, che certo non ha nell'esperienza il suo tallone d'Achille, e comunque si è lasciato irretire dall'avversario e dalla situazione. Immobile contro Szczęsny, parte Immobile con il destro, Buoni. Ciro il grande, Immobile accorcia le distanze per la Lazio al minuto 38 nel corso della ripresa, e adesso 29 gol crediamo per Ciro Immobile, nuovamente ad una sola lunghezza e da Cristiano Ronaldo, il numero 17, che merita ampiamente questa marcatura per come si è espresso in questa serata difficilissima per lui, ha lottato su ogni pallone giocando solo come se dovesse essere quello decisivo. Ha fatto reparto da solo, ha lottato, è andato su palloni anche improponibili, però devo dire che meritava questo gol per la generosità che ha sempre dimostrato, e adesso auguriamoci, certo non possiamo pretendere l'intensità, ma ci assisteremo probabilmente agli ultimi minuti più recupero
di così molto, molto intensi e molto interessanti. Due Moro, due giovanissimi, due forze punte, fresche per la Lazio, due punte, Milinkovic-Savic a giro, il miracolo di Szczęsny che respinge il pallone che era indirizzato sotto il 7 alla destra dell'estremo difensore della Juve, bravissimo a respingere la Lazio ancora in avanti, spinge il piede sull'acceleratore, sbaglia Parolo, recupera Cuadrado, attenzione che potrebbe andare in campo aperto Cristiano Ronaldo, però c'è Vavro che lo ferma. Sì, due minuti e mezzo sì, sicuri, sì. E quindi qui non si è giocato. La Juve è chiaramente in affanno, è andata un po' in ansia dopo il gol subito perché era in gestione della gara, si è un po' ripetuto un po' anche le partite recenti dove ha subito sicuramente delle non grandi ha subito delle rimonte col Sassuolo e tutto, però è chiaro che adesso sta gestendo con fatica. Siamo al 50esimo, è iniziato il 51esimo, rimessa laterale in fuori della Juve in zona attacco, ancora una volta conquistata da Rabiot che mantiene palla proprio in quel lembo esilissimo del terreno di gioco, può attaccare la Juve ancora per Rabiot, la sfera, Vavro che chiude, la Lazio che potrebbe ripartire, attenzione al movimento di Milinkovic-Savic che viene però fermato, c'è un retropassaggio per il lontanissimo Szczęsny che esce dall'area di rigore e batte lungo nella metà campo a lui, grande aggancio di Ronaldo, pallone in verticale per Matuidi, ecco a proposito di differenza nel tocco di palla Matuidi praticamente la passa all'avversario, si tratta di Vavro il quale poi si rifugia dalle parti di Strakosci, rinvio di quest'ultimo, 50 minuti e 45 secondi, il colpo di testa di Rugani che allontana, Matuidi che non ci arriva, Bastos che vuole rimesse laterali, raccattapalle della Juve che fanno finta di non esserci e Bastos che il pallone se lo va a prendere da solo dopo aver scavalcato i tabelloni pubblicitari, ancora lui in possesso del pallone, Lazio lontana rispetto ai propri tre quarti, finisce adesso la partita, la Juventus ha battuto la Lazio per 2-1 e potrebbe essere questa la vittoria che concede ai bianconeri la possibilità di colgirsi sul petto il nono scudetto consecutivo, doppietta di Ronaldo, calcio di rigore, gol a porta vuota, poi Immobile alla sua 30ª marcatura così come CR7 sempre sul calcio di rigore nel finale dopo l'ingenuità di Leonardo Bonucci, cosa aggiungere Fulvio Collovati? C'è a questa poco partita da aggiungere, hai detto bene Francesco, pochissime parole, penso che lo dicevamo in sede di presentazione, questa poteva essere la gara che poteva mettere la parola fine al discorso del campionato, penso che con 8 punti di vantaggio la Juve a questo punto può gestire, ha praticamente ipotecato lo scudetto, una Juve che ha sofferto negli ultimi minuti e se mi permetti posso fare i complimenti alla Lazio che si è vista una Lazio che con 6-7 assenti a partita in corso, devo dire ha giocato la partita a testa alta, ha rischiato anche alla fine di pareggiarla con una punizione di Milinkovic-Savic, per cui onore alla Lazio, è stata tutto sommato in tempi di Covid una partita molto molto vincente e interessante. Non mi resta che confermare le parole di Fulvio Collovati in particolare per ciò che attiene alla lotta a scudetto con 8 ma in realtà 9 punti di vantaggio della Juve sull'Inter visto sì, che ha la meglio negli scontri diretti sui nerazzurri, la squadra di Maurizio Sarri nel celebrare il comportamento di una Lazio veramente importante anche in questa partita in cui poteva opporre poco la Juventus se non l'orgoglio e la determinazione che le hanno consentito di rimanere nel match fino al 95esimo, a me non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Andrea Montone per i più che mai opportuni interventi in cronaca, Fulvio Collovati, Francesco Repice, nel ribadirvi che la Juventus ha battuto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 34esima giornata del campionato di calcio di Serie A, augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.